Buongiorno a tutti, eccoci qui come ogni domenica per vedere le energie della settimana che inizia con domani e che finisce con domenica prossima. Prima di farvi scegliere il mazzo, ovviamente ci tengo innanzitutto ad augurarvi una buona domenica e ovviamente a fare i miei migliori auguri a tutte le mamme. Oggi è la festa della mamma, quindi augurissimi a tutte le mamme, spero che possiate passare questa giornata nella maniera più affettuosa possibile, stare con i vostri bimbi, con i vostri figli, con la vostra famiglia. E niente, ancora auguri. Detto ciò, oggi vi faccio scegliere, come sempre, il mazzo. Oggi abbiamo due soli e una ruota di fortuna. Quindi, insomma, per il gruppo 1 abbiamo questo mazzo qua. Per il gruppo 2 abbiamo questo mazzo qua. E per il gruppo 3 abbiamo questo mazzo qui. Quindi, insomma, cercate di scegliere nella maniera più intuitiva possibile qual è il mazzo che più vi attrae. Ovviamente lo dico sempre, potete ascoltare una, due o tutte e tre le stese se siete attratti da più di un mazzo, semplicemente significa che c'è più di un messaggio per voi. Lo dico sempre, sono stese generali, quindi trattenete quello che sentite che si può applicare. Io dirò una serie di cose, sentite quello che si può applicare alla vostra vita in questo momento e ovviamente lasciate andare il resto. Come sempre ho mazzo oracolo, oggi abbiamo l'oracolo delle porte, ho anche i charms, quindi sarà una lettura completa. Vado a spostare il mazzo del gruppo 3 e il mazzo del gruppo 2 e lavoriamo con il gruppo 1. Allora, gruppo 1, se avete scelto questo bellissimo mazzo, andiamo a vedere le energie della vostra settimana, quindi energie della settimana per il gruppo 1. 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 Ok, e direi che ce le abbiamo. Vediamo un pochino. Allora, energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì, sempre se riesco a girarla sta carta. Allora, abbiamo un 7 di pentacoli, direi bene, c'è questa energia nell'aria dove in realtà si avvicina a metà anno e voi state iniziando a fare un po' il punto della situazione, quindi quali sono le cose che già siete riusciti a ottenere o comunque a attivare e concludere e quali sono invece le cose su cui vi dovete ancora impegnare per completarle o comunque per portarle a casa, insomma, qualcosina in più. Quindi c'è un po' questo inizio settimana dove in realtà è un po' un esame di un punto della situazione, ecco, più che un esame di coscienza è proprio un punto della situazione su quella che è la vostra situazione, diciamo legata alla vostra condizione di vita, al vostro benessere, alla vostra situazione finanziaria, quindi c'è un po' questa analisi a 360 gradi di quello che è il punto in cui siete arrivati in questo 2023. Non ci sono grandi scossoni, non ci sono grandi azioni, però sì, c'è questa analisi molto molto approfondita, secondo me proprio per capire in che cosa vi dovete impegnare nei prossimi mesi. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Abbiamo un 8 di pentacoli, perfetto, 7 di pentacoli e 8 di pentacoli, incredibile. Niente, qui c'è proprio una conseguenzialità decisiva, nel senso che una volta che avete fatto tra domani e dopodomani, che farete, perché non è ancora successo, tra domani e dopodomani, la vostra analisi, poi vi metterete al lavoro. Tra mercoledì e giovedì, una volta analizzate le azioni da fare, c'è proprio questa grandissima alacrità nel buttarsi nell'azione proprio del lavoro. E tra mercoledì e giovedì, secondo me, è il picco della settimana dove lavorerete di più, dove vi applicherete di più in quello che avete deciso di prendere per dedicare le vostre energie, la situazione dove inserire proprio le vostre energie appieno. Io parlo di lavoro perché i pentacoli a me ricordano il lavoro, ma se siete pensionati comunque avrete delle attività anche hobbistiche, perché qua c'è proprio una situazione anche cioè avete proprio voglia di fare questo tipo di lavoro, quindi potrebbe essere anche una situazione hobbistica dove dedicare le vostre energie. E vediamo come conclude la settimana questo gruppo 1. Non ci posso credere, abbiamo 9 di pentacoli, 7, 8 e 9 di pentacoli. Niente, già verso questa fine settimana già raccoglierete i frutti del cioè c'è proprio ragazzi, veramente incredibile, c'è proprio esame della situazione, analisi della situazione. Ok, mi devo mettere a lavorare a questo e quest'altro. Mi metto a lavorare a questo e quest'altro anche in maniera sicuramente impegnativa e impegnata.
Venerdì, sabato e domenica raccolgo i frutti del mio lavoro, cioè è proprio una stesa lineare, logica, consecutiva, senza colpo ferire. Ripeto, non ci sono grandi scossoni, sono tutti arcani minori, quindi non c'è, cioè è una strada proprio, è una linea retta, è una linea retta che prosegue la sua via, quindi non ci sono grossi scossoni, lavorerete tranquillamente a quello a cui dovete lavorare, una settimana se vogliamo limpida e chiara. Diamo il consiglio della settimana per il gruppo 1, quindi consiglio della settimana per il gruppo 1, no. Mi sento che devo mescolare ancora. Consiglio della settimana per il gruppo 1, ecco questa. La porta del tempio, fantastico! E avevamo l'azione, abbiamo il numero 1, l'azione del mago, e c'è proprio, questi siete voi proprio che aprite le porte che volete aprire. D'altronde, ripeto, c'è una linea retta e mi piace tantissimo questa energia perché l'energia della porta del tempio è un'energia di riuscita. Infatti c'è la persona che apre la porta del tempio. Quindi questo è molto interessante ed è molto importante. E c'è proprio questa, cioè voi avete deciso la vostra linea, cioè il vostro cammino, il vostro percorso e lo portate avanti senza indugi, senza ostacoli, senza turbolenze. Quindi molto bene. D'altronde, ripeto. Cioè, c'è proprio questa. Guardate anche le persone. Qui c'è questa persona che si sta impegnando. Vabbè, questa sembra quasi un'azione aerobica, però c'è una persona che si sta impegnando per capire che esercizio portare a termine. Qui lo sta, c'è questa donna che dipinge, quindi c'è questo lavoro. E poi qua c'è. Ok, ho lavorato, guardiamo come è venuto. Ok, ovviamente si parla per metafore, però capite che effettivamente è proprio così. E qua c'è questa bellissima ragazza che apre questo tempio che poi rappresenta appunto la situazione che può essere appunto lavorativa, hobbistica o comunque la situazione che vi sceglierete questa settimana. Ovviamente si percuoterà poi, cioè si ripercuoterà, andrà avanti secondo me anche nelle settimane successive. Però molto bene, niente di, ripeto, non ci sono scossoni, è tutto molto lineare. Vediamo i vostri charts, quindi gruppo 1, energie della settimana gruppo 1, energie della settimana gruppo 1, energie della settimana gruppo 1. Oh, va bene, quanta roba! Tre messaggi addirittura. Il primo che è uscito è questo qua. La stranezza è un ingrediente necessario nella bellezza. Quindi, nel vostro percorso, ricordatevi che le cose non sempre devono essere per forza un po' di stranezza, un po' di eccentricità, secondo me, ci permette anche di affrontare nella maniera, se volete, un po' più ricca le nostre strade. Sarete molto fortunati e supererete ogni difficoltà, e questo, essendo lineare la stesa, non mi sembra poi così strano, e troverete presto la strada giusta. E questa ragazza che apre questo portone mi fa proprio pensare che questa settimana molti di voi penseranno a come proseguire. Su che strada prendere, su che strada proseguire, il 7 è il numero proprio della scelta, quindi non è un 7 di coppe, però comunque il 7 mi dà proprio quell'idea della strada da percorrere, della strada da intraprendere. Poi qui abbiamo la fortuna che è dalla vostra, il cornino, la fortuna, c'è una persona leale che vi sostiene, potrebbe essere un segno di fuoco, o potreste essere voi un segno di fuoco, comunque. Stesso colore di questa carta mi fa proprio pensare anche a una lealtà che voi stessi avete nei vostri confronti nel dirvi proprio la verità: ok, questo ha funzionato, questo no, forse è il caso di prendere strade alternative. Anche questo può essere. Se siete sardi, fatemelo sapere, c'è l'icnusa. Io adoro la Sardegna e tutti i sardi, saluto e abbraccio quel popolo meraviglioso. Detto ciò, c'è il divertimento, ovviamente, c'è anche proprio il prendere le cose, se vogliamo, non con pesantezza, ma con leggerezza, che non significa superficialità, questo lo dico sempre. Qui c'è proprio un percorso piuttosto leggero. Abbiamo una O e una K. Mi viene in mente ok,
tutto ok, tutto procede bene, tutto procede linearmente. Ovviamente poi le lettere le potete interpretare come volete. Questo potrebbe essere anche un re, una persona che vi aiuta, una persona che vi sostiene, vi supporta con un'energia paterna, che non significa che sia per forza un uomo, eh? Potrebbe essere anche una donna, ma con un piglio, diciamo, maschile. Detto ciò, che dire, anche qua i charms confermano questa ascesa molto lineare, siete anche fortunati, quindi insomma io grosse cose, ulteriori cose da dire non ne ho. Va bene, gruppo 1, spero che questa ascesa vi abbia trovato bene, ancora tanti auguri a tutte le mamme, un bacione enorme, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Se avete scelto questo bellissimo mazzo qui, allora vediamo le energie della settimana entrante per il gruppo 2. Quindi gruppo 2, energie della settimana, 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 gruppo, ma questa già mi piaceva. Ok, e ce le abbiamo. Allora, energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani. Wow, Fontana, lunghi viaggi all'estero. Allora, alcuni di voi potrebbero effettivamente affrontare dei viaggi di lavoro, quindi iniziare la settimana con un viaggio di lavoro all'estero. Alcuni di voi potrebbero pianificare anche un lungo viaggio all'estero, magari un trasferimento, o magari pianificare anche le vacanze. C'è proprio questa bellissima energia di confronto, se vogliamo, con questo tipo di, come si dice, questo tipo di, scusatemi, pro del braccio, il confronto con l'estero, il confronto con un'altra cultura, quindi può essere effettivamente andando in un altro paese, può essere anche incontrando persone di altri paesi, colleghi, magari state lavorando a un progetto con persone straniere, insomma c'è proprio questo tipo di cosa, o magari state progettando appunto di andare in un paese straniero. A me questa carta usciva sempre quando ero piccola ed effettivamente poi da grande ho viaggiato tanto. Ovviamente non mi piaceva quando ero piccola, le mie carte preferite erano altre, ma effettivamente ha predetto questo tipo di cosa. La fontana, poi in realtà l'acqua si rifà sempre un po' alle nostre emozioni, quindi qui c'è proprio qualcosa di bello, di emozionale, di addirittura qua nella parte nel reverse abbiamo estroversione, che non è una cosa negativa, c'è proprio questa voglia, appunto, questa energia di cui parlavo prima, questa voglia di confrontarsi con gli altri, questa voglia di essere social, di essere comunque circondati da persone. Siete molto equilibrati in questo periodo soprattutto, e quindi avete voglia del confronto, avete voglia di uscire dal guscio. C'è proprio questo tipo di energia. Iniziare la settimana con un'energia di questo tipo io trovo che sia una cosa bellissima, perché non è il lunedì dove avete voglia di starvene sotto il piumone a dormire, è il lunedì dove avete voglia di mettere il naso fuori casa presto e confrontarvi col mondo. Quindi beati voi, perché a me non succede mai, ma va bene. Energie di mercoledì e giovedì. Donna in nero, minaccia di collera e litigio. In reverse abbiamo malinconia e depressione. Allora, non vi spaventate, non succede niente. Allora, il Marte che c'è in voi, l'energia di Marte che esce fuori, potrebbe causarvi qualche scossone. Però la cosa che mi fa specie è che il numero 7, che è uscito anche nella prima stesa, il numero 7 ci parla di scelte, ci parla di sfide. Quindi verso mercoledì e giovedì potreste trovarvi, vostro malgrado, a fare delle scelte che magari non vi sconfinferano, che magari non sono quelle che avevate preventivato, ok? Quindi questa collera e litigio che esce fuori, che sembra così tragica, potrebbe essere un po', in realtà, un po' di maretta, perché un fattore esterno, vedete i fulmini, a me ricordano sempre un po' la torre, la figura della torre dei tarocchi, l'arcano maggiore della torre dei tarocchi, che rappresenta proprio una situazione esterna che ci va un po' a scompigliare le carte. Quindi questo potrebbe essere un po' quando uno si prepara, no? Si prefissa dei piani e poi arriva qualcosa di esterno e scompiglia le carte, ovviamente uno si indispone, ok? Quindi questo può succedere tra mercoledì e giovedì. Potreste dover fare delle scelte e cambiare i vostri percorsi. L'energia di Marte in realtà è una buona energia, ma va dosata, va utilizzata bene. Qui c'è l'energia di Marte
Marte, quindi fate attenzione a non farvi inglobare da questa energia, ma di utilizzarla a vostro favore, ok? E vediamo come conclude la settimana questo gruppo 3. Ecco qua, niente, siete tornati carini e coccolosi. Abbiamo una bellissima carta che è l'Edera, matrimonio felice. Qua mi fa pensare che in realtà sceglierete bene, sceglierete comunque una opzione che vi permetterà di salvare capra e cavoli, concedetemi il termine. Quindi l'energia di Marte, ripeto, se utilizzata bene, in realtà poi può essere che vi fa ottenere anche di più di quello che si preventivava all'inizio, ok? Quindi non vi preoccupate, weekend delizioso, in compagnia, in armonia, in serenità, ritroverete il vostro equilibrio, quindi che dire, secondo me riuscirete a gestire tutto ciò che potrà palesarsi appunto tra mercoledì e giovedì, quindi insomma, bene, meno male, meno male, perché se fosse uscita un'altra carta negativa significava che l'energia di Marte vi avrebbe portato con sé nel baratro, diciamo così. In realtà no, siete riusciti con piglio. Mi piace poi che c'è la mano qua, che è vero che è una mano di una statua, non è una mano umana, però qui c'è, io ci vedo nel simbolo della mano, ci vedo proprio il darsi una mano. Quando ero piccola mi dicevano sempre, vuoi una mano, ne hai due alla fine delle braccia, ecco, rimboccati le maniche, lavora. E mi viene da pensare che sarete proprio voi a prendere in mano la situazione e a portarla a termine. Certo, qui abbiamo anche un matrimonio felice, qualcuno potrebbe anche darvi una mano, di sicuro non sarete da soli. Detto ciò, vediamo il consiglio della settimana per quanto riguarda il gruppo 2, quindi gruppo 2. Consiglio della settimana gruppo 2. E la porta aperta, ma allora, e che vedevo di qua, c'è un palazzo sontuoso, tutto ghirigorato, la porta è aperta e dentro ci sono tutte le ricchezze di questo mondo, ma io che altro vi devo dire? Qua c'è successo, riuscita, benevolenza, abbondanza, tutto ciò che di positivo ci può essere, quindi alla grande, direi. Direi che veramente consiglio della settimana è andate tranquilli come dei panzer, che tanto riuscirete a ottenere quello che effettivamente volete ottenere, nonostante potrebbero esserci magari appunto piccoli ostacoli, ma qui c'è poco da dire. Tra l'altro 16, 6 più 1 fa 7, la vostra scelta sarà una buona scelta perché vi porterà a questo, quindi ottimo. Va bene, gruppo 2, che vedevo di, vediamo i vostri charms, i vostri charms, l'ho detto alla romana, i vostri charmes. Allora, vediamo gruppo 2, energie della settimana, gruppo 2, ma allora, bellissimo, allora partirei da qua, c'è un numero 4, in una doppia piramide, numero 4 in una doppia piramide è stabilità, concretezza, raggiungimento di obiettivi, quindi ancora una volta ci siamo. Poi abbiamo il pachiderma, ancora una volta stabilità e serenità, d'altronde questa carta. Qui abbiamo bellissimo una cartolina, potreste ricevere una cartolina, potreste mandare una cartolina, ma io non posso ignorare il collegamento con i lunghi viaggi all'estero. La cartolina potrebbe essere anche proprio che siete voi che andate all'estero e mandate una cartolina a qualcuno. C'è il lavoro, qua è uscito fuori il lavoro, quindi sì, viaggi di lavoro, viaggi che potrebbero avere a che fare col lavoro, però abbiamo anche la medaglia e potrebbe essere appunto una bella ricompensa. Per alcuni di voi entro questa settimana potrebbe esserci un cambio lavoro, un passaggio di livello, una premiazione, un premio, un bonus, e secondo me sarà proprio sul lavoro, sarà proprio per quanto, o se non sul lavoro potrebbe essere magari anche comunque un qualcosa che ha a che fare con la vostra sfera materiale, col vostro benessere materiale, quindi sì, un premio in soldi, non lo so, qualcosa di questo tipo potrebbe essere. Va bene, gruppo 2, che dire, una bella settimana, bellissima, perché comunque anche l'avere
magari piccoli ostacoli esterni e saperli gestire, cioè tanto di cappello, voglio dire, non è da tutti. Quindi ottime scelte, settimana di buone scelte, settimana di buone collaborazioni, di buone joint venture, di viaggi, di confronti, di estroversione, di serenità, però tutto senza distogliervi dai vostri obiettivi e soprattutto raggiungendo i vostri obiettivi, raggiungendo stabilità e serenità. Quindi molto bene, direi. Va bene, gruppo 2, spero di esservi stata utile. Ovviamente ancora auguri a tutte le mamme. Un abbraccio grandissimo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Arrivati al gruppo 3. Gruppo 3, se avete scelto questo bellissimo mazzo, allora andiamo a vedere quali sono le energie della vostra settimana. Quindi energie della settimana per il gruppo 3, scusate, stavo dicendo 1, cioè che ricominciavo da capo ancora, capito? Energie della settimana per il gruppo 3, 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 energie, mi serve ancora una carta per favore, energie della settimana per il gruppo 3. Ok, e direi che ce le abbiamo, quindi energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani. Abbiamo un bellissimo paggio di bastoni. Allora, bellissimo inizio di settimana perché il paggio di bastoni è proprio il fanciullino che si sveglia e che dice: "Bene, cosa posso fare per fare qualcosa che mi piace, per trovare una situazione dove ci sguazzo alla grande?" E quindi questa è la vostra energia del lunedì, vi invidio tantissimo, che addirittura abbiamo avventura, eccitazione, nuove idee, energia, scoperta, young spirit, quindi spirito giovane, potenziale infinito, estroversione. Quindi capite che, guardate che bella questa carta, come brilla, avete proprio voglia di uscire e conquistare il mondo proprio con l'energia del fanciullo, bellissima energia. Vediamo come prosegue mercoledì e giovedì. Bene, guardate che bella questa carta. Allora, abbiamo la Luna. Allora, la Luna ha due strade. Da una parte, ovviamente ci può parlare di un po' di malinconia, un po' di illusione, un po' di magari situazioni non necessariamente chiare che bisogna esplorare, un po' di confusione, un po' di malinconia, un po' di attaccamento al passato, che abbiamo il segno dei pesci. Io però devo dire che come cancro mi ritrovo molto nella carta della luna, ogni tanto un minimo di gnagnarola perché magari ho nostalgia del passato, malinconia, che non è detto che sia una brutta malinconia, magari sono ricordi belli, però ecco. Il rimembrare a volte ti fa uscire anche quella lacrimuccia, no? Quindi ci potrebbe essere anche quel tipo di energia, però per alcuni di voi potrebbe non solo avere quel tipo di malinconia, ma anche voler connettersi con un'energia passata che magari ritrovandola nel presente vi può dare qualcosa, vi può far costruire qualcosa. La Luna ci parla anche del vostro intuito, del vostro subconscio, quindi dei vostri lati, se vogliamo, più nascosti, quelli interiori che magari non facciamo vedere a nessuno. Ecco, quei lati molto spesso fanno in modo che in realtà noi riusciamo a fare delle magie incredibili. Quindi attenzione, perché io ci vedo proprio anche, mi piace tantissimo il rivolo d'acqua con le stelle. Perché con le nostre emozioni a volte siamo capaci di creare delle cose magiche, delle cose fantastiche. Quindi io combinata con questa, ecco, il fanciullino, tirare fuori il fanciullino che c'è in noi, quindi è ovvio che si va a rivangare quello che eravamo, la me quindicenne, sedicenne, che ovviamente aveva un sacco di problemi, ma detto ciò aveva anche un'energia che se io riesco ad attingere a quell'energia, riesco magari a compiere magie. Quindi vedete come in realtà la combo di queste due carte può essere in realtà molto buona, vi potrà permettere magari di esplorare nuovi mondi, di esplorare nuovi percorsi, anche di riuscire in nuove strade, nuove avventure, nuove esperienze. Quindi io sinceramente ci vedo anche il tirare fuori i talenti nascosti e le proprie magie.
Come conclude la settimana questo gruppo 3? E infatti va bene. Abbiamo un bellissimo 10 di coppe, festeggiamenti in famiglia o comunque con la famiglia che vi siete scelti, perché lo dico sempre, a volte la nostra famiglia sono anche gli amici o comunque le persone di cui ci circondiamo. Quanto è bella questa carta, quanto brilla, quanto mi piace. Qui ovviamente abbiamo felicità, amore divino, abbiamo allineamento anche che è molto importante. È il 10, lo dico sempre, numero pari, numero del compimento, quindi la conclusione anche di qualcosa di molto interessante, di molto importante per voi che vi può dare a livello emotivo tanta soddisfazione. Poi certo c'è tanta emozione, gioia domestica, amore, supporto, insomma metteteci quello che vi pare. Anche qua abbiamo riferimento al segno dei pesci, anche questo potrebbe essere rilevante per voi e interessante. Va bene, allora una settimana dove secondo me se combinate i vostri lati introspettivi nella maniera giusta con questa energia fanciullesca vi portate a casa tutto. Qui ve lo dico e non lo nego. Quindi interessante se si riesce a tirar fuori il lato buono di questo tipo di percorso, secondo me vi porterete a casa veramente tantissimo, c'è una bellissima energia. Io devo dire che sento proprio un'energia proprio di grande realizzazione, ma dovuto al fatto che vi ricordate qualcosa del passato, esce fuori qualcosa del passato che in realtà però vi aiuta a districare dei nodi, fare pace col passato, non so, ci vedo questo tipo di energia. Fatemi sapere se effettivamente è così, perché è un'energia molto particolare e potrebbe essere anche molto importante per il coronamento di qualcosa. Quindi, insomma, fatemi sapere. Allora, consiglio della settimana per il gruppo 3. Oh, la porta del fuoco, ragazzi. Molto interessante. Allora, avevamo riferimento ai segni d'acqua. In realtà qua potrebbe esserci il riferimento anche a segni di fuoco, ma io non posso ignorare che i bastoni sono il seme per eccellenza del fuoco. Quindi mi viene da dire, se a inizio settimana attraversaste un portale di fuoco, ovviamente si va per metafore, però vi buttaste in una qualche nuova avventura, nuova energia, nuova strada, nuovo percorso, nuova esperienza. Allora sì che la cosa si fa interessante, perché questo diventa un viaggio. Questo diventa un viaggio e diventa un viaggio veramente molto soddisfacente per voi. Quindi io penso che il consiglio sia buttatevi, non abbiate paura di affrontare determinate strade, determinati pensieri, determinate situazioni. Bello, c'è un'energia profondissima, veramente incredibile. Va bene, gruppo 3, vediamo le nostre chance. Allora, gruppo 3, energia della settimana, gruppo 3. Energia della settimana, gruppo 3, energia della settimana, gruppo 3. Molto interessante. Allora abbiamo la regina Elisabetta, se andate a Londra fatemelo sapere, o comunque nel Regno Unito, però ovviamente il soldo è abbondanza. Abbondanza, io ci vedo anche il levare gli scudi in favore di qualcosa. Mamma mia, abbiamo Saturno, ma potrebbe essere anche un viaggio cosmico, qualcosa di veramente incredibile. Un viaggio stellare. Abbiamo CHN. È la Svizzera, CHN, ragazzi, scusate, non vorrei dire una cosa che non è, comunque abbiamo queste lettere qua, CHN. Abbiamo il lavoro, abbiamo buona energia, buone vibrazioni, rosso fuoco ancora una volta, potrebbe essere sul lavoro, potrebbe essere anche sul divertimento, c'è cioè qualcosa di veramente soddisfacente questa settimana. Abbiamo la fortuna dalla vostra, quindi molto interessante, abbiamo una lettera O, che potrebbe essere anche la chiusura di un cerchio, il compimento di qualcosa, visto che si parlava di numero 10, di compimento, comunque portare a termine qualcosa. Abbiamo anche un messaggio: l'esperienza ti darà la saggezza. L'esperienza ti darà la saggezza. Qui c'è proprio gruppo 3, come se questa settimana dovesse fare l'esperienza della vita, non lo so, c'è proprio questa grandissima energia.
molto interessante, molto importante e soprattutto qualcosa che non accade tutti i giorni, perché non è che uno tutti i giorni va a Londra, non è che tutti i giorni fa dei viaggi, dei voli pindarici, dei viaggi astrali. Qua ci vedo tanto veramente il vostro subconscio, la vostra intuizione, la vostra empatia, collegata anche con cose del passato. Tra l'altro, scusate, c'è la luna con gli anelli anche qua, eh? Guardate che bello, con due stelle, e anche qui abbiamo due stelle. Molto interessante questa ascesa, ragazzi. Qui c'è tanto da approfondire. Va bene, gruppo 3, che dire? C'è veramente tanta, tanta carne al fuoco in questa ascesa. C'è un'energia proprio tanto profonda, come se effettivamente dovesse attraversare un portale di cui non sapete l'esito, però qua l'esito è molto buono in realtà. Quindi, che dire? Fatemi sapere perché sono curiosissima, perché questa ascesa penso sia la più intensa delle tre che ho avuto stamattina. Spero di esservi stata utile, ovviamente tanti auguri ancora a tutte le mamme, io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!